intervengo comunque sull'ordine del giorno che abbiamo presentato. Ci siamo sempre detti che questa emergenza deve insegnarci qualcosa e che la ripartenza non può prevedere gli stessi paradigmi con cui abbiamo ragionato fino ad oggi. I cambiamenti climatici, l'ambiente, la salute non possono aspettare. Questa è la prima occasione che questa Assemblea ha per intervenire in questo senso. Quindi dobbiamo sicuramente essere attenti al presente, alla situazione che stiamo vivendo, ma con una visione anche futura. Quindi in questo senso va il nostro ordine del giorno all'interno delle risorse stanziate a fondo perduto e quindi cerchiamo di orientare l'azione della Giunta chiedendo condizioni di priorità e premialità che valorizzino gli obiettivi di sostenibilità ambientale ed energetica. Questo lo dico perché diciamo, la parte imprese è una dei soggetti dei settori coinvolti nella ripresa, non è l'unica. E a questo proposito ricordo che serve, come lo dicevo anche ieri, intervenire anche sulla mobilità, quindi bene l'elettrificazione di cui parlava l'assessore che dà seguito a un orientamento politico che è stato approvato nella scorsa legislatura, promosso dal Movimento 5 Stelle. A livello nazionale si sta intervenendo su questo anche con incentivi, penso per esempio e gli incentivi alle auto elettriche e a questo proposito approfitto di questa occasione anche per sollecitare la Giunta e l'assessore Corsini si è collegato con noi a portare avanti e a prorogare quella misura che già venne intrapresa sempre nello scorso mandato di incentivazione appunto sui mezzi sostenibili ecologici, quindi sulla mobilità elettrica, perché a livello nazionale i fondi sono stati raddoppiati addirittura triplicati per il 2021 e credo che anche la Regione in questo senso, come sta facendo per la micromobilità, debba fare la propria parte. Quindi con questo ordine del giorno noi interveniamo su un settore specifico che sono le piccole e medie imprese legate o comunque le attività imprenditoriali legate al turismo. È un primo passo, ma io auspico che i provvedimenti da qui in avanti che tratteremo in questo consesso, in questa assemblea, guardino sempre di più al futuro. Grazie. Ordine del giorno 306/4 a firma della consigliera Piccinini. Dichiaro aperta la votazione. Con 28 voti favorevoli, 16 contrari, l'ordine del giorno 306/4 è approvato.